Io credo che per riprendere una definizione antica, la filosofia non è l'arte di dare delle risposte, ma è l'arte di porre delle domande, no? Delle domande che noi poniamo a noi stessi. La definizione più bella della filosofia è quella che ho ricordato prima, è quella che discende da Platone, dalla figura socratica di Platone, e cioè la filosofia è continua ricerca. È tendere a qualche cosa che noi cerchiamo e che in realtà, nel momento in cui dovesse essere trovata, va con ciò perduta. Il filosofo rimane tale finché cerca la sapienza, non nel momento in cui l'ha raggiunta, ritiene di averla raggiunta e quindi di averla posseduta. Questa per Socrate era la distinzione fondamentale tra i sofisti o i sofoi, non per niente li chiama nei dialoghi i sapienti. E i filosofi, i quali invece sono coloro che non si dicono sapienti, perché sanno di non poter possedere la sapienza. La sapienza è qualcosa che non si può possedere. Questa continua ricerca, questa continua ansia anche di ricerca, è ciò che è veramente affascinante nella filosofia. Poi un'altra, questo diciamo in termini più pragmatici, la cosa straordinaria, che almeno a me questa è stata la chiave anche della mia passione personale per la filosofia, è che leggendo tanti autori che sembrano infinitamente lontani da noi, noi vi troviamo ancora le risposte per questioni che ci assillano. Oggi viviamo forse in un momento che anche dal punto di vista politico è un po' particolare, in cui lo stesso concetto di Europa sembra, al quale tanto ci siamo appoggiati, sembra mancarci sotto i piedi. Ebbene, io dico a tutti coloro che vogliono dedicarsi alla filosofia, leggete Kant e leggetelo con passione. Non è un autore semplice, mi rendo conto, ma è un autore che ancora ci può dare un'infinità di risposte ai nostri problemi di oggi, ai problemi dell'attualità, ai problemi più scottanti dell'attualità. Il Kant della morale, il Kant della metafisica pensata come scienza, il Kant della politica di Kant. Quindi, questo vale per Kant, che è già un autore, voglio dire, di fine Settecento, ma vale anche per Platone, vale addirittura per Eraclito. Sempre noi troviamo risposte nella filosofia. E perché troviamo risposte? Perché siamo in grado di porre a noi stessi e ai testi le domande giuste. Poi sappiamo che quelle risposte sono apparentemente risposte, quelle risposte sono in realtà delle domande che a loro volta devono essere poste ad altri autori, ad altri testi, e in questo dialogo ermeneutico, questo dialogo interpretativo che non finisce mai tra autori e testi e interlocutori, è il vero senso della filosofia.